Mister, buonasera. Buonasera. I maestri di un tempo si dicevano che quando non puoi vincere è saggio non perdere, non prendere gol. Il Brescia ha fatto, secondo me, quello che poteva fare in queste condizioni, cercando anche di vincere nel secondo tempo, ha avuto l'occasione. Poi è una partita che poteva vincere, poteva perdere. Sei d'accordo? Sì, poteva più vincere che perdere, al di là dell'episodio finale che poi ci resta impresso quello, però poteva più vincere, perché guardavo i numeri adesso che delle volte danno un po' anche nell'equilibrio di una gara, però è un pareggio che sicuramente ci sta. Abbiamo cercato la vittoria, l'abbiamo cercata contro una buona squadra che è arrivata qui da noi molto motivata, hanno fatto un primo tempo, ci hanno veramente pressato, non ci hanno concesso di sviluppare le solite trame nostre. Nella partita però siamo cresciuti molto, perché poi nell'ultima mezz'ora siamo andati a giocare nella metà campo di là, e al di là di questo ultimo secondo abbiamo fatto una gara, la gara che volevamo, non è arrivato il gol, però ci abbiamo provato. Ma questo aspetto qua è quello che per me conta di più, una squadra che ci ha messo coraggio, ci ha messo tutte le energie che aveva e ne metterà ancora tante, ha voglia ancora di e l'ho visto in questo finale di partita, di quanta voglia di andare avanti, per cui avanti così. Ciao mister, ciao. Io una cosa che ti voglio sottolineare, lei ci ha anticipato tutto, per me è il coraggio, perché nel secondo tempo hai visto una squadra coraggiosa. Le assenze ci sono, abbiamo giocato senza una prima punta perché Bianchi lo sappiamo non lo è e ha fatto quello che poteva, secondo me l'ha fatto anche discretamente bene, come sono entrati bene quelli che sono entrati dopo, però mi ha proprio sorpreso sul coraggio, perché è vero che lo Spezia poi in un tempo ha cercato primo non prendere perché è rimasto lì fino all'ultimo minuto con quell'azione là, se non quello scatto di coda poco prima. Però il Brescia non si è accontentato, insomma, il coraggio penso che sia la cosa da sottolineare. Assolutamente, è un po' quello che forse volevo far capire e non sono stato bravo. Questo coraggio, questa voglia comunque di arrivare al risultato che c'è stata, questa voglia di far nostra la gara, perché sapevamo che avrebbe dato un bello slancio, no? Ma al di là di questo, siccome facciamo la gara con noi stessi, facciamo la gara, vogliamo essere più bravi di ieri, e vedere la squadra che ci ha provato con tutte le risorse, con tutto il piglio che ci voleva per provare a vincere una gara, a me ha fatto un grande piacere e l'ho sottolineato ai ragazzi, per cui questa è la strada. Delle volte i numeri non ti dicono esattamente quelle che sono le reali capacità o la reale traduzione di quello che ha fatto una squadra, e ci sta, ci sono i momenti per cui dobbiamo andare forti di quel coraggio che abbiamo visto, di quella sfacciataggine, anche di quel riuscire a montare sopra un avversario che non è vero che ha rinunciato, l'abbiamo costretto noi a rinunciare, perché loro sono venuti a fare una buona gara, ho visto una squadra che non sembrava nella classifica che si trova. Ecco, mi sta entrando un po' nelle pieghe della partita. Forse l'elemento che avete più sofferto è stata la loro catena di destra e di conseguenza la vostra catena di sinistra, in alcuni momenti date un po' in sofferenza. Nel preparare la partita è qualcosa che avevate in un certo senso messo in preventivo, o forse è l'unico aspetto che ti ha un po' sorpreso? No, non ci ha sorpreso. Sapevamo che potevamo correre quel rischio, onestamente non siamo stati bravi nel primo tempo, proprio perché non riuscivamo a andare a sviluppare quello che volevamo noi, per cui ci siamo concessi un po', loro sono stati bravi a venirci a prendere e toglierci il pallino, e questo ci ha costretto un po' a guardare loro giocare. Allora, nelle varie rotazioni nelle zone del campo abbiamo sofferto un po' quel cambio gioco che sapevamo e avevamo anche visto che poteva mettersi in difficoltà. Ovviamente non dando quella pressione in avanti l'abbiamo concesso troppo spesso, e questo è una delle cose che non siamo stati bravi a fare, ma non lì a sinistra, non siamo stati bravi a dare la pressione giusta nelle altre zone del campo, perché è normale che il nostro terzino deve stringere, ma noi stringendo da una parte il gioco non dovremmo lasciare il cambio di gioco così facile, invece l'abbiamo concesso nella prima parte, nella seconda poi mai più. 22 anni fa un certo Guardiola consegnava la fascia di capitano Baggio che rientrava dopo un infortunio. Oggi si è vista la stessa scena, ma per un altro motivo molto forte,
Il Parghera mi sembra che sia entrato come se niente fosse, cioè proprio... Allora io devo fare i complimenti intanto alla squadra, al capitano, per lo spirito che ha messo, e devo fare i complimenti a Fabrizio, perché... Ma i complimenti vanno a 360 gradi, non solo al giocatore, ma anche al ragazzo che è, e al modo in cui si è messo a disposizione, il modo in cui ha vissuto questa, diciamo, questa vigilia, questa il giorno della gara, e con il trasporto di un ragazzo che voleva dare una mano, in qualche modo voleva esserci, e credo che questo l'abbiamo sottolineato tra di noi ed è giusto sottolinearlo anche fuori. E il bello è vedere riconosciuto dalla squadra questo gesto, questa cosa che traduce cosa che gruppo di ragazzi ho nello spogliatoio vivo, e delle quali va veramente nella tua fiera. Abbiamo visto che nel secondo tempo, tra gli altri, hai fatto riscaldare anche Moncini. Sapevamo in un certo senso che, insomma, poi in generale un giocatore che non si allena con il gruppo per tutta la settimana difficilmente può essere arruolabile. Ti chiedo a che punto è, quante speranze hai di averlo mercoledì sopra. Il fatto di averlo fatto riscaldare era più... non c'era neanche l'intenzione di rischiarlo, onestamente, perché poi fino a ieri aveva ancora fastidio, per cui andare a forzarlo per 5-10 minuti sarebbe stata forse una come posso dirti, una forzatura troppo grande per il rischio che potremmo correre, per cui al di là mi è servito come allenamento lui, però in cuor mio sapevo che non sarebbe entrato, non era intenzione. Per mercoledì che speranze hai? Ma io credo che va di giorno in giorno meglio, per cui mi auspico che sia dei nostri tra domani e dopodomani. Mister, le volevo fare una domanda sulla lotta a salvezza. Lei ha visto la Ternana nell'ultima gara, oggi ha perso in casa con l'Aspi, siamo tutti a 37, insomma c'è una grande aumentata lì in fondo, come la vede rispetto, insomma, anche a come ha visto le altre? Ma vedo un grande equilibrio, perché poi alla fine è sempre così, alla fine si tirano fuori dei valori anche morali importanti quando ci sono, e queste squadre lo stanno dimostrando. Noi credo che abbiamo trovato probabilmente nelle due partite in casa forse due squadre che stanno veramente bene in questo momento, e l'hanno dimostrato sul campo, lo Spezia oggi forse ancora di più della Ternana, e per cui vedo grandissime possibilità da parte di queste squadre per arrivare. È una bella lotta, non è una lotta facile, perché sono tutte squadre competitive. L'ultima, Zarolini. Allora, per l'età, sto scrivendo l'età, capisci che mi perdo ogni tanto quello che avevo. No, tranquillo, sono a suo tempo. Quello che avevo. Domani mattina dovrei essere al campo, sì. Dicevo, è vero che ogni squadra, tutti hanno comunque dei momenti in cui c'è l'infortunio, c'è, perché tutti hanno subito qualcosa, ci mancherebbe. Peccato che invece quando subiscono qualcosa subisce sempre nello stesso reparto. Avere tre uomini in meno nello stesso reparto è stato pesantissimo affrontare queste partite qua. Secondo me, chiedo anche secondo te, il fatto comunque di aver tenuto botta, indipendentemente che non si è vinto due partite, che magari prima di fare queste due partite in gara si sperava di fare un bottino maggiore, ma sapendo in che condizioni ci sei arrivato, mentalmente, visto che comunque in parte noi nessuno sta correndo, almeno fino a questo momento, è anche un aiuto psicologico. Allora, è un po' articolata. Sicuramente in un reparto dove eravamo già giusti, diciamo, abbiamo avuto le defezioni, tutte le defezioni insieme, ormai in un momento cruciale per i primi caldi, dove c'è da dare un po' di alternanza, con tante partite avvicinate, perché adesso giocheremo mercoledì, giocheremo domenica, giocheremo venerdì, per cui in 10 giorni, 12 ci giochiamo tutto, insomma, con 4 gare. E questo ovvio che un po' infastidisce e un po', insomma, ci toglie qualche risorsa. Il fatto però, come dici tu, che noi abbiamo giocato due gare, se le siamo giocate con coraggio, siamo andati a fatto qualche fatalità, ma non è arrivato il gol perché poteva arrivare, per cui questo noi all'interno dentro noi lo sappiamo, lo sentiamo, e abbiamo grande fiducia, al di là delle assenze abbiamo grande fiducia in quello che potremo andare a scrivere anche nelle prossime gare, per cui
no, sono risultati, perché voi adesso vedrete, vedrete in queste partite, in queste, vedrete, qualcosa di strano arriva sempre, e invece noi siamo una squadra che ha il suo bel passo e lo perde raramente questo passo.